Eccoci con Giosa, un'espulsione improvvisa, un'espulsione direi inattesa. Se ci racconti un po' cosa è successo, perché noi dalla tribuna abbiamo capito un In poco. attesa da tutti, secondo me. Comunque, decisione dell'arbitro è stata quella. Secondo me, se ogni domenica si usasse questo metro di giudizio, le partite finirebbero 5 contro 5, perché sinceramente si è buttato fuori dopo 40 secondi del secondo tempo, non fa la metà campo, un contrasto di gioco normalissimo, né cattivo né niente. No, lasciamo perdere. Dispiace da morire perché ha lasciato la squadra in inferiorità numerica in una partita molto molto equilibrata, che nel primo tempo ci aveva visti assolutamente in partita, propositivi. Rischiamo di prendere gol per un fuorigioco di 6 metri in un fischiato sul quale Andrea Fonseca va da giù incredibile. Però una partita equilibrata contro una buona squadra che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà come noi avremmo messo in difficoltà loro. Poi purtroppo chiaramente nel secondo tempo, quando rimane in 10, la partita cambia completamente. C'è solamente da fare un grandissimo applauso alla squadra per come è arrivata fino alla fine. Secondo me, se dura altri 5 minuti è più facile che la vinciamo noi. E infatti l'ingresso di Ganza ha dato quella freschezza che forse neanche i nostri avversari si attendevano e quasi quasi scappava anche il gol, Sì, per il beh, come. ripeto, peccato perché poi alla fine è vero che loro chiaramente hanno avuto il pallino del gioco nel secondo tempo, ma era inevitabile. Loro sono una squadra molto brava a palleggiare, con delle ottime individualità, soprattutto davanti, e hanno avuto qualche occasione in cui comunque Crispino è stato decisivo, soprattutto all'ultimo, però è 93esimo vero, determinante. la palla per vincere l'abbiamo avuto noi poco prima con Ganzi, per cui, ripeto, c'è grande rammarico perché secondo me fossimo rimasti in 11 la partita poteva andare diversamente. In questo modo qua chiaramente abbiamo dovuto stringere i denti e credo che la squadra abbia veramente offerto una prestazione gagliarda e convincente da tutti i punti di vista, e questo fa ben sperare per il prossimo. Grazie.